presentare un poeta che per quelli della mia generazione è stato un punto di riferimento assoluto e continua ad esserlo. Oggi un insegnante, non so di quale scuola, onestamente, mi diceva c'è Milo De Angelis, ma Zanzotto non c'è più, Luzzi non c'è più, è il più grande poeta italiano vivente. Dico, beh, è confortevole questo, perché se non altro significa che la poesia, che sembra sempre così dispersa, sommersa, ancora arriva alla gente. Certamente Milo De Angelis è uno dei più grandi autori italiani degli ultimi 50-60 anni. È un uomo anche molto umile, e lo voglio dire perché mi piace raccontare l'aneddoto di quando ci siamo conosciuti. Eravamo al Pacco Poesia di Riccione, io giovane poeta, più di 20 anni fa, e Milo già molto conclamato, ovviamente, e mi ricordo che quando salivamo sul palco eravamo tutti un po' tremolanti. C'era un'unica persona in prima fila che seguiva tutti con grande attenzione, non si è mai alzato in piedi e ha preso appunti. Era Milo De Angelis. Questa cosa mi è rimasta molto impresso. Poi ho capito anche la ragione quando Milo ha incominciato a lavorare come talent scout e ad interessarsi dei giovani poeti, perché oltre ad essere poeta in proprio gli interessa capire dove va la poesia e come cambia la struttura poetica e linguistica dei poeti delle nuove generazioni, per capire anche ovviamente il pensiero dei poeti e come i giovani, in un momento così refrattario alla parola scritta, si approcciano. Il libro esordiale di Milo De Angelis è un libro capitale, si chiama Somiglianze, lo pubblicò Quanda nel 76, un libro fondativo per un intero decennio, e credo che lo sia stato, tra gli altri motivi, anche perché era un'epoca molto controversa, a metà degli anni 70, in cui si fronteggiavano, come dire, gli eredi del grande stile e l'avanguardia, in modo forse un po' troppo asfittico. E Milo De Angelis, recuperando il senso della figura figurale nella poesia, dell'immagine, scelse, come dire, una sorta di terza via autonoma che piacque e convinse moltissimo, soprattutto perché sin dagli inizi si capì che Milo De Angelis, al di là di ogni espressione gergale o troppo legata a una tradizione da rinnovare, faceva i conti con i termini totali, assoluti dell'esistenza, con, vorrei dire, la finitudine umana, il destino umano, la via della vita, morte, pienezza e vuoto, l'orizzontalità della vita, l'epifania della vita, dove Milano è anche una città buia, una città oscura, una città di luci artificiali, quella dei camion, i camion spirituali, come Milo De Angelis li ha definiti, o le luci riflettenti dei negozi nei sobborghi. Strade dunque da inseguire. Milo mi ha anche sempre colpito, io che amo lo sport, per una poesia straordinaria che si intitola Donatella, che credo che sia una poesia in assoluto tra le più belle degli ultimi decenni, in cui, come dire, ferma un istante, riesce a creare un istante perfetto in cui Donatella, che è una lanciatrice di martello, attraverso il movimento del corpo sostanzialmente compie un gesto poetico, e mi ha ricordato quello che diceva Pasolini, che esiste il gesto poetico del corpo, della persona, esattamente come esiste la parola poetica. Arriva il gesto poetico come arriva la parola decisiva che forma e forgia la poesia. Somiglianze, che già entro in un altro libro straordinario,
vado un po' veloce perché voglio lasciare la parola a Milo, che è anche uno straordinario lettore dei suoi testi. Arriviamo al 1999, Biografia sommaria, un grande libro, accolto in modo straordinario dalla critica, accolto dal pubblico, in cui, rileggendolo anche in questi giorni, mi è sembrato di capire come ci fosse l'influenza della grande poesia che ha attraversato Milano, forse la capitale per eccellenza della poesia italiana del secondo Novecento. Penso a Clemente Regola, ma non posso non pensare a Vittorio Sereni e agli Strumenti umani. E dunque anche in questo libro appare, come dire, la centralità dell'immagine, la centralità della figura, la centralità degli incontri. Milo De Angelis si è insegnato per molti anni, non so se ancora lo fa, però fino a qualche anno fa, in un carcere di massima sicurezza. In un carcere di massima sicurezza, che significa che incontra, non vorrei dire una brutta parola, i reietti, incontra persone che probabilmente non usciranno più da quel luogo. Però Milo ha la straordinaria capacità di non giudicare, cioè gli incontri di Milo sono incontri rivelatori, non sono incontri salvifici, perché gli incontri dovrebbero essere salvifici? Sono portatori di verità. Un libro molto bello, Incontri acquati, è del 2015, ci fa capire proprio come l'incontro può essere partecipativo, ma può essere divisivo, può essere anche un incontro, come dire, con qualcosa che sta finendo, con una vita spezzata. Poi arriverò ad un altro libro, e lo ha detto Milo De Angelis in modo straordinario una volta, forse proprio a Riccione e in altre occasioni, che ciò che gli interessa di più non è tanto l'essere in quanto tale, ma l'accadere, lo svelamento della persona, delle cose, che poi è anche un'occasione per ritrovare se stesso, lo specchio riflettente di Borges, ho pensato, e che è anche un modo per incrociare i tempi. E infatti la forza di Milo De Angelis è proprio questa: il passato remoto arriva al presente, può diventare futuro interiore, ma comunque c'è un intreccio di tempi che ci fa capire proprio come il tempo sia, come dire, un connotato umano, una costituzione umana. Milo è anche l'autore di un libro, l'ultimo, Vita intera, Vita spezzata, prima della traduzione, grazie al quale parleremo, che è un altro libro, secondo me, di straordinaria intensità. Ma non lo dico io, che sono critico certamente non all'altezza di tanti grandi maestri. Vita intera, Vita spezzata, perché? Perché la vita può essere anche appunto spezzata, si può decidere di porre fine alla vita, ma non al dialogo, dunque alla parola, come dice Milo, data e ricevuta. Si possono incontrare i compagni di via, possono essere giovani, adulti, anziani, la forza di questi incontri, appunto, rivelatori, non sta nel giudizio, ma nel tentare di capire l'individuo e quindi di renderlo, come dire, figlio della parola. Lui dice, Milo, che ciò che rimane nascosto in una camera oscura poi può essere portato alla luce dell'esistenza attraverso la poesia. Carlo Bo, che per tutti noi marchigiani è stato un maestro da quale non possiamo prescindere, dice che i poeti vanno portati dalle catacombe e portati alla luce. E vorrei ricordare, ho qui segnato l'Oscar Mondadori del 2008, tutte le poesie del 2017 in intera e linea spezzata, quindi che trovate qui, che Milo vi firmerà volentieri se vorrete approcciarvi con una scrittura bella, seducente, che vi farà riflettere, sommersa tra, direi, una dimensione terrena e una dimensione
spirituale. Ma due parole che voglio spendere prima di cedergli la parola, magari facendo una domanda così per rompere il ghiaccio, sull'Erero Natura di Lucrezio. Milo è anche un grande traduttore dal greco e dal latino, e è stata per me una grandissima scoperta la lettura di Erero Natura di Lucrezio, perché Milo De Angelis, oltre alla traduzione, ha di fatto dato alla luce una vera e propria interpretazione di Lucrezio, e ho capito bene perché Lucrezio lo ama così tanto. Basterebbe leggere il primo libro di Lucrezio, in cui questo poeta vissuto prima di Cristo come Cicerone e Orazio è un poeta, se vogliamo, espressionista, che ci dice delle cose che si ritrovano in Campana, per chi ama la poesia, Edoardi, Nietzsche, che sembrano, come dire, spiazzanti, totalizzanti, che rimandano la finitudine umana, e cioè che con la mortalità del corpo abbiamo anche la mortalità dell'anima, cioè Dio non entra nelle vicende umane, Dio non sa nulla del dolore degli umani. C'è una bellissima pezzo di bambini che tremano in mezzo alle tenebre cieche, scrive Lucrezio. E dunque l'uomo, come dire, è sempre in una sorta di allerta, in un costante senso di pericolo, perché ignora sostanzialmente la sua sorte. E questo fa però del poeta anche un autentico cercatore, trovatore, perché poi di questa natura qualcosa dobbiamo cercare di capire, di proiettare. Che cosa? Quello che Lucrezio chiama in tanti modi il seme eterno, il principio primo, invisibile, potente, impenetrabile. L'uomo è vulnerabile, l'uomo è vulnerabile, la poesia di Milo De Angelis lo dimostra ampiamente, e io a Milo vorrei chiedere questo innanzitutto. La poesia che lui scrive, che piace soprattutto alle nuove generazioni, ci sono moltissimi poeti giovani, anche molto bravi, che si ispirano a Milo De Angelis. Milo De Angelis è una sorta di icona per moltissimi ragazzi, non lo dico per viaggeria, basterebbe un po' informarsi e lo sanno tutti, sin dai tempi di Parco Poesia, quando anch'io ero un ragazzo, oggi sono un adulto. Vorrei che Milo ci dicesse, poi dirà ovviamente ciò che vorrà e leggerà, se ritiene la poesia più un'esperienza storica o un'esperienza assoluta. Cioè andiamo oltre ogni tempo, probabilmente sì, pensando alla finitudine umana, insomma, al dolore, a quello che anche Lucrezio ci dice e che nella poesia di Milo è contenuto, ma è più un'esperienza storica, un'esperienza assoluta, che va dunque al di là di ogni tempo. Io ringrazio Milo, ringrazio nuovamente Luigi Socci, gli organizzatori della Punta della Lingua. È un onore per Fabriano avere qui il grande Milo De Angelis, milanese per chi non lo sapesse, gira la nostra Italia dappertutto, perché è anche molto molto richiesto. Ieri ha letto dove, Milo? Fagna. E quindi girerà ancora, lo potrete trovare da tante altre parti, se siete amanti della poesia e magari amanti spostarvi proprio per ascoltare i poeti. Dunque la parola a Milo De Angelis. Tempo stesso però è una parola che va
storica e assoluta, e come ogni parola che vive in bilico tra due dimensioni, una parola che porta in sé una duplicità drammatica. In un poeta, nello stesso poeta, nello stesso uomo, nello stesso istante c'è una creatura padrona della lingua, capace di governare la lingua, e una persona smarrita, interamente in preda ai suoi fantasmi, alle sue manie, alle sue paure. Una persona lucida e una persona sbranata dalle forze più segrete, più potenti, più devastanti. Quindi una persona carica di pathos di slancio sentimentale, ma anche nel momento della scrittura una persona che ha la freddezza di una cartina militare, come diceva Friedrich Nietzsche. Perché la parola poetica è duplice, appunto, è una parola che è la più rivoluzionaria, è la più esplosiva, è la più nuova, e al tempo stesso è la più tradizionale, la più antica. È insieme una parola attesa e una parola inattesa, sorprendente. È al tempo stesso una parola nota, che appartiene a tutti noi, a una comunità intera, e è una parola sconosciuta. Io credo che se la parola poetica andasse tutta in una di queste direzioni, perderebbe il suo fascino. Se andasse tutta nella direzione della novità, diventerebbe una parola sperimentale, una parola di tante avanguardie, una parola spesso evasiva e giocherellona e perde tempo. Però è vero anche il contrario: se la parola poetica fosse interamente dedita all'area dell'eredità e del conosciuto, allora diventerebbe una parola morta, una parola neoclassica, una parola imbalsamata, una parola museale. Quindi deve vivere in questo equilibrio instabile tra forze contrastanti. Mi ha colpito quello che hai detto, e vi assicuro che non ce l'avamo messi d'accordo con Alessandro Moscet, per quando hai parlato di pericolo, perché proprio per questo incontro qui a Fabriano ho scritto una pagina su uno dei temi che percorrono la mia opera, e questo tema è proprio il pericolo. E prima ancora di iniziare la lettura dei testi, allora vorrei leggere questa pagina sul motivo. Sì, forse più che un tema è proprio un motivo, anche musicale, un motivo che ha le sue ricorrenze, i suoi suoni sotterranei, le sue emersioni, un ostinato, come direbbe Alban Berg, il pericolo. Mi sembra di essere stato sempre in pericolo. Mi sembra di avere scritto in uno stato di emergenza, sotto il fuoco incrociato della vita e degli incontri. Mi sembra di avere scritto sul cornicione di un palazzo, con il niente minaccioso in alto e in basso, con un niente, cioè un cielo vuoto in alto è una pozza di sangue che ci chiama terribilmente in basso, laggiù, sull'asfalto. Mi sembra di aver scritto sul cornicione di un palazzo, dicevo, con il niente minaccioso in alto e in basso. Eppure a questo niente devo qualcosa. E noi tutti dobbiamo qualcosa. Se le parole hanno urgenza e verità, è perché sono mortali. Se la parola poetica ha una verità, quella di non essere detta altrimenti, è perché si sente mortale. Non ha tempo da perdere, letteralmente. Non può divagare o rimandare alla prossima puntata della trasmissione. È tutta lì, in quella presenza assoluta e dolciante che comunica al lettore. Mi è sempre sembrato
giusto e necessario questo aggettivo mortale, fin dalla prima volta che l'ho letto alla scuola media, come tutti voi, a maggior ragione qui nelle Marche, sapete a memoria, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale. Se la vita di Silvia non fosse impregnata di questa mortalità, non sarebbe niente. Se il suo canto non fosse troncato da una scure silenziosa e terribile, non giungerebbe fino a noi nella sua abbagliante brevità, in quell'unico mese di maggio in cui esultò la sua primavera. In realtà ho scritto questo brano sul pericolo per l'incontro, che poi in qualche modo era anche presente nell'incontro di ieri a Alfagna, su Lucrezio, autore carico di qualcosa di imminente che può avvenire, che può cancellare la vita intera, può radere al suolo la nostra esperienza. E ho aggiunto a questo tema del pericolo quattro grandi temi, nel senso che appartengono alla letteratura di ogni tempo, di ogni luogo, e hanno attraversato anche la mia opera. Il primo di questi temi, o meglio, il secondo di questi temi dopo il pericolo, è il ritorno. A che punto siamo, vi chiedo, a che punto siamo del nostro viaggio? Che cosa ci ha spinti anticamente a giungere fino a qui? E ancora, che cosa abbiamo visto davvero? Che cosa invece ci è sfuggito? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare. Non c'è altro modo, non c'è altra scorciatoia, non c'è altra lanterna che ci possa condurre nei luoghi notturni del nostro cammino. Dobbiamo tornare. Per questo il cammino in avanti verso ciò che noi diventeremo, verso la meta che ci attende, è anche il cammino all'indietro verso ciò che noi siamo stati. Scrivo: c'è un porto sepolto, diceva Ungaretti, in fondo al nostro essere. E noi, liberandoci dai passatempi della vita quotidiana, concentrandoci interamente sull'essenziale, vogliamo indirizzare il nostro cammino verso questo porto, che è la meta ultima della nostra vita. Ma perché ciò avvenga dobbiamo capire dove siamo, e per capirlo dobbiamo ritornare. I luoghi amati ci parlano come delle creature viventi. Parlano a noi, soltanto a noi, ci fanno accenni, ci fanno dei cenni, ci dicono: vieni, guarda, ascolta, ti devo dire qualche cosa di fondamentale, cioè di relativo alle fondamenta della nostra vita. Seguiamo una traccia, uno slargo, una vetrina, il muro di un palazzo, un citofono, il rumore di un camion, tutto nella commozione assoluta del ritorno si deposita in noi e attende di essere nominato. I luoghi, più noi li guardiamo da vicino e più loro ci guardano da lontano. All'inizio, di fronte a questi luoghi, sentiamo un abbraccio acceso e brancolante che cerca ancora la sua precisione. Poi, e qui comincia la scrittura, una messa a fuoco dello sguardo, un avvicinamento più nitido dell'uomo al suo aggettivo, ci portano vicino al compimento, alla pienezza della parola. In questo ritorno c'è un lucidio di tutto l'essere, un risveglio che sta per avverarsi, il senso di una rivelazione. Sì, perché ho sempre pensato alla poesia, e in questo davvero non solo contro le avanguardie, ma anche contro ogni forma di storicismo, ho sempre pensato alla poesia non come luogo di una costruzione, ma come luogo di uno svelamento,
cioè la poesia svela qualche cosa che ci precede, qualche cosa che era prima di noi. Questo, la poesia ha a che fare con la magia, ha a che fare con la fiamma, con l'incanto. Non a tutti è dato tornare, occorre essere artisti del ritorno. Non sempre è dato tornare, ci sono giorni e luoghi che non ammettono repliche, che sono incomparabili alla lettera, si rifiutano al paragone. Altri invece ci chiamano perché lì è avvenuto qualcosa di essenziale ed è una convocazione perentoria. Il poeta del ritorno, più di ogni altro, ha orecchio per ascoltare questo richiamo, per tornare proprio lì, per dare volto e parola a ciò che prima era solo una presenza muta. Ha saputo ascoltare la voce dei luoghi lontani, ha saputo decifrare questo alfabeto che era lì, in attesa che un poeta lo traducesse. Quindi il poeta del ritorno non sceglie la via della fondazione, ma quella dello svelamento, con tutte le implicazioni mitiche e rituali che tale via porta con sé. Non si tratta di fondare un nuovo linguaggio, ma di svelare attraverso un cammino obbligato e rituale, magico e propiziatorio, qualcosa che già esisteva e che ci aspettava da sempre. Non si tratta di camminare verso, di esplorare nuovi mondi, ma piuttosto di ritornare dove qualcosa è già avvenuto e continua ad avvenire e a chiamarci a sé. Questo i grandi scrittori del ritorno, il tema del ritorno ovviamente parte da Omero, parte dall'Odissea, arriva fino a Ulisse di Troia e anche oltre. C'è un poeta del ritorno che davvero sembra nato per questo tema, che si chiama Cesare Pavese, e che in un libro che a tutti raccomando di leggere o di rileggere, Ferie d'agosto del 47, dedica una pagina memorabile, davvero commovente, che davvero rimane incisa, più che impressa, proprio incisa nella carne per tanto tempo o forse per sempre. Questa pagina si chiama La vigna, dove il protagonista, che è Pavese stesso, anche se non lo dice esplicitamente, adulto, torna là dove da bambino aveva visto una vigna, sale, si inerpica sul sentiero, arriva e la rivede. Sono passati tanti anni, ma la vigna è esattamente quella. E lui stesso, in questo ritorno, ritorna il bambino che era e comincia a dialogare con le parole di un bambino. Un brano, sì, toccante e anche però illuminante sul piano teorico, che porta alla luce la grandezza di un uomo solitario, ecco, a proposito di Lucrezio, a proposito di uomini solitari, di Campana, come dicevi giustamente, di Leopardi. E in questo Pavese un uomo storicamente, a proposito anche della tua ultima domanda, storicamente solitario, che ha parlato del mito là dove era impossibile, nell'Italia degli anni 40 o anche prima, parlare del mito. Era impossibile. C'era una cultura che andava tutta in un'altra direzione e che ostacolava ogni tentativo di immersione nel mondo dei miti, in quel mondo meraviglioso che poi lui, Pavese, esprime nel libro I dialoghi con Leucò. I dialoghi con Leucò. E allora, il ritorno, il pericolo, l'adolescenza, ma qui sarò breve, non leggo un testo, l'adolescenza ha attraversato tutta la mia opera, l'adolescenza, cioè questo momento della vita in cui la creatura vivente, un ragazzo di 11, 12, 13, 14 anni, comincia a separarsi dall'infanzia, l'infanzia alle spalle, i genitori sì ci sono, ma non sono più importanti come prima, e comincia, e al tempo stesso sente che la vita che verrà è ancora molto lontana, la donna, il lavoro, l'amore. E questi anni, pochi anni, che però diventano improsciugabili, diventano un'epoca, una leggenda, segnano il suo destino. Comincia a nascere il gruppo, la squadra, le prime gare, i primi compagni, le prime scelte elettive che dureranno per tutta la sua vita. E
città i cani, meraviglioso romanzo di Vargas Llosa, insistono su questa legge superiore dell'adolescenza, che è severa ma giusta, che si contrappone alle leggi convenzionali di un vigile, di un preside, di un insegnante, molto spesso purtroppo, o di un padre o di un fratello maggiore. Il legame tra adolescenza e gesto atletico poi è molto stretto, parte dall'antica Grecia, parte da Pindaro, da Bacchide, dove, come diceva prima Alessandro, il gesto atletico, la bellezza fulminea di quel salto, di quella corsa, di quel lancio viene fermato in un tempo assoluto. Sì, è vero che il salto di Valery Brunel, 2,28 m, avvenne a Mosca il 21 luglio del 1963, però avviene per sempre, lui sembra essere lì sulla sticella come un angelo che non cade più. E noi lo vediamo, noi innamorati del salto, lo vediamo perennemente orizzontale, con quei 2 cm di salvifici che gli permettono di superare la sticella. Quarto episodio, se faccio ancora in tempo, questo lo abbrevio, il carcere, sì, ho insegnato in carcere tutta la vita, si può dire, tutta la mia vita di insegnante, è trascorsa lì nel carcere di Opera, un carcere particolarmente cupo e di condanne spesso irrimediabili, cioè di ergastoli ostativi, di ergastoli senza possibilità di uscita. Un detenuto mi diceva che per lui le sbarre della cella sono come la siepe per Giacomo Leopardi, impedendo qualcosa, suscitano qualcosa di più profondo. Ed è vero che la carcere, come luogo principe dell'impedimento, ha qualcosa che va nella direzione della scrittura poetica. Infatti si scrive molto, si scrive anche troppo in carcere, solo che non è, quasi sempre, non è poesia. Sono sfoghi, sono diari, sono lamenti, sono recriminazioni. E quindi chi entra in carcere per insegnare poesia deve percorrere un cammino che è storico, esistenziale e testuale insieme. Anche perché il detenuto, specialmente quei detenuti ergastolani, che hanno trascorso la loro vita in un pulviscolo temporale, senza svolgimento, senza tappe, no? In una sorta di eterno presente, hanno bisogno di qualcuno, di qualcosa che li accompagni lungo la via graduale e progressiva dell'insegnamento. E imparare a studiare la poesia è anche questo, avvicinarsi attraverso varie tappe al cuore del suo messaggio. Ci sono poi creature che sono state vicine al carcere, anche se non ci sono mai entrate. Creature che sono state vicine al crimine, anche se non l'hanno mai commesso, magari preferendo colpire se stesse. Creature che sono le protagoniste di un libro che ha citato Alessandro, Incontri agguati, che si aggirano come fantasmi nella notte delle città. Le ho chiamate in questo libro anime vaganti, e ho dedicato a loro un'intera sezione. Le anime vaganti mi hanno sempre attratto, quelle che camminano sul filo delle grondaie, tra i pali dell'alta tensione, creature senza appoggio, senza il sostegno di una fede né religiosa né politica né civile, morale. Mi hanno sempre attratto, infinitamente vulnerabili sotto gli uragani della storia e della propria mente. Sono in carcere, ma sono anche negli ospedali, sono anche tra di noi, nascosti dietro a un mestiere, a una professione, a un camice, a un ruolo, a una divisa, ma sempre lì, a un millimetro dal crollo e da un feroce regolamento di conti con se stesso. Ultimo tema, il silenzio. Il silenzio, io ero un bambino silenzioso, avevo davvero serie difficoltà a comunicare, mettermi in contatto con gli altri, a raccontare ciò che mi era successo durante la giornata, no? Il mio racconto si incespicava, si fermava, oppure si ingrandiva un dettaglio e mi fermavo lì. Questo è tipicamente poetico, tra l'altro. Chi mi ascoltava era un po'
in imbarazzo, non sapeva dove andava a finire questo bambino nel suo racconto. E c'era solo un luogo in cui riuscivo ad esprimermi compiutamente, ed era il tema. Il tema per me era come un incontro d'amore, come una prima comunione, non so, un sacramento, e anche di più, visto che già allora avevo qualche guaio con le credenze religiose. E mi avvicinavo al tema come si avvicina ad un appuntamento decisivo. Sentivo che da quel foglio, che è questo foglio, a righe, dipendeva quello che mi sarebbe accaduto. Sentivo cioè che il maestro, che si chiamava Bruno Piccoli, ma che potrebbe avere qualunque nome, leggendo quel foglio, se l'avesse approvato, se l'avesse amato, mi avrebbe concesso di entrare nella vita autentica, se no avrebbe creato sbarramenti integrali. Quindi era una preparazione totale del mio piccolo essere per questo giorno sacro del tema. Dentro ciò che abbiamo scritto, e qui concludo, si affaccia l'ombra di ciò che abbiamo taciuto, e quest'ombra si fa sempre più forte, sempre più vicino è il respiro delle parole non dette. Sono lì, bussano alla porta e non se ne vogliono andare, restano ferme fino a sera, ci sfiorano il viso e si allontanano solo all'alba. Restano lì e la stanza diventa un'aula di tribunale. Noi siamo gli imputati, l'accusa è sempre la stessa, il silenzio. Abbiamo taciuto quando dovevamo parlare. Le attenuanti non contano. Dovevamo trovare la parola. Dovevamo tirar fuori la bestia, esporre il demone nero al pubblico giudizio. Mostrarlo la primavera, spargerlo per il mondo e guarire. Bene, allora io concludo qui e poi magari vi farò ascoltare qualche poesia, magari una poesia di ciascun libro, quindi 9 poesie a partire dal primo degli anni 70 fino all'ultimo dell'altro ieri. Sono particolarmente bravi e quindi e numerosi, non
saprei fare proprio una rubrica di poeti nati negli anni Ottanta. Sì, due o tre, ben pochi. Invece no, nell'annata successiva una strana confluenza ha generato questa vendemmia di poesia, quindi vi pubblico molto volentieri. Adesso passerò dal 2024 ad una nuova generazione che saranno poeti di vent'anni, poeti quindi nati verso gli anni 2000. E provo a leggere allora una poesia per ciascun libro, a partire da Somiglianze, 1976. La luce sulle tempie, che strano sorriso, vive per esserci e non per avere ragione. In questa piazza chi confida e chi consola di colpo tacciono. È giugno, in pieno sole, l'abbraccio nasce, non domani, subito. È pomeriggio, i riflessi sui tavoli del ristorante non danno spiegazioni. Vicino alle unghie rosse coincidono con le frasi. Questa è la carezza che dimentica e dedica, mentre guarda dentro la tazzina le gocce rimaste e pensa al tempo e alla sua unica parola d'amore, adesso. Da Millimetri, 1983. Ora c'è la disadorna. Ora c'è la disadorna. E si compiono gli anni a manciata, con ingegno di forbici e una boria che accosta al gas la bocca, dura fino alla sua spina, dove crede. Oppure i morti arrancano verso un campo che ha la testa cava e le miriadi si gettano nel battesimo per un soffio. Da Terra del Viso, 1985. Nei polmoni. La coperta, la sua forza mentre crescevamo. O gli occhi che ieri furono ciechi, oggi tuoi, ieri l'inseparabile. E le fiale, il riso in bianco, diventano l'unico mondo senza simbolo. Materia che fu soltanto materia, nulla che fu soltanto materia, vegliare, non vegliare, poesia, cobalto, padre, nulla, pioppi. Da distante un padre, cantica. Marzo chimico dei morti, che ci guardi e torni nel suono. Gli allievi ridono le sale di famiglia, si iniettano paesi invernali con la strana innocenza di quella saliva, metà della sorte e metà del maglione rubato in cantina. Finché uno mi bisbiglia, punta il 15, ancora il 15, e io lo butto tra le carte, i gettoni, non distingo più i colori, non so quanti chiodi togliere alle suole, quanti anni ho vissuto di troppo tempo. Da Biografia sommaria, a questo punto è necessario leggere Donatella, che è la poesia che apre un capitolo più narrativo, diciamo con scene, personaggi di vita cittadina. Donatella. La danza fiorisce, cancella il tempo e lo ricostruisce. Come questo sole invernale sui muri dell'arena, illumina i gradoni, risveglia insieme agli anni gli dei di pietra arrugginita. C'è Donata De Giovanni, si allena ancora qui? Come no? La Donatella, la velocista, la sta sempre de per lei.
la stessa interne per me. Mi guardava fisso, con l'antica dolcezza milanese che trema lievemente ma sorride. Eccola, guardi, nella rete del martello. La prego, però, parli piano. Con una mano lei disfa ciò che ha fatto l'altra mano. Chi è costui? Un custode, un'ombra, un indovino? Quali enigmi mi sussurra? Lui si avvicinò a una donata, raccolse una scarpetta a quattro chiodi. La tenga lei, signore, si graffia le gambe, povera donata, è così bella, lei l'ha vista. Forse il punto luminoso della pista si è avvitato a un invisibile spavento, forse quest'inverno l'è entrato nella gola insieme al cielo. Era sola, era il 21 o il 22 gennaio e ha deciso di ospitare tutto il gelo. O forse si dice è stato quando ha perso il posto all'OVS, pare che piangesse giorno e notte, per non parlare di suo padre, i dolori che ha provato a mezza Milano. Io, signore, sbaglierò, le potrà sembrare strano, ma dico a tutti di baciarla, anche se in questo quartiere è difficile, ci sono le carcasse dell'amore, c'è di tutto dietro le portiere. Sì, di baciarla, come un'orazione nel suo corpo, di baciare le ginocchia, la miracolosa forza delle ginocchia quando sfolgora gli 80 metri, quasi al filo, e così all'improvviso si avvera, come un frutto. Lo dica già stasera, in cielo, in terra, dappertutto, lo dica alle persone di avvicinarsi, ne sentiranno il desiderio, è così bella, e capiranno che la luce non viene dai fari o da una stella, ma dalla corsa puntata al filo, viene da lei, la Donatella. Tema dell'addio 2005. Non è più dato il tempo che si trasformava in un ridere impazzito, le notti passate correndo in via Crescenzago, inseguendo il neon di un'edicola. Non è più dato, non è più nostro il batticuore di aspettare mezzanotte, aspettarla finché mezzanotte entra nel suo vero tumulto, nella frenesia di tutte le ore, di tutte le ore. Non è più dato, uno solo è il tempo, una sola la morte, poche le ossessioni, poche le notti d'amore, pochi i baci, poche le strade che portano fuori di noi, poche le poesie. Dal libro successivo, quell'andarsene nel buio dei cortili, l'infinito appare nel poco, come l'ultima nota di un grido mentre si dilegua, l'attimo ci insegue. Cosa ho amato? Forse quell'aria, 2 centimetri tra il corpo e l'asticella, che dà luce ad ogni applauso, o quel soffio invisibile sull'albero, dove sorride fanciulla e non ha fine. O quei feriti di un'antica gara che trovarono in questo bar un interno musicale. Poi basta. Poi la parola che presenta se stessa, l'interminabile parola data. Incontri agguati del 2015. Ti ritrovo alla stazione di Greco, magro come un rasoio,
è ucerato da un chiodo che tu chiamavi poesia, poesia, poesia. Ed era l'inverno eroico di un tempo che si oppone alla vita giocoliera. E vorrei parlarti, ma tu ti accucci in un silenzio ferito. Ti fermi sul binario tronco, fissi la rammendo delle tue dita, con la gola secca difendi metrazzina e la palpebra accesa da mille frequenze, mentre la porfer irrompe nel sonno elettrico e riduce ogni tuo millimetro all'analisi del sangue. Sì, vorrei parlarti, mio unico amico, parlare solo a te, che sei entrato nel tremendo e hai camminato sul filo delle grondaie, nella tensione muscolare delle 100 notti insonni, e ti sei salvato per un niente. E io adesso ti rifiuto e ti amo, come si ama un seme fecondo e disperato. E concludo con l'ultimo libro, Nemine, da linea intera, linea spezzata. Sali sul tram numero 14 e sei destinato a scendere in un tempo che hai misurato mille volte, ma non conosci veramente. Osservi in alto lo scorrere dei fili e in basso l'asfalto bagnato, l'asfalto che riceve la pioggia e ci chiama dal profondo, ci raccoglie in un respiro che non è di questa terra. E tu allora guardi l'orologio, saluti il guidatore, tutto è come sempre, ma non è di questa terra. E con il palmo della mano pulisci il vetro dal vapore, scruti gli spettri che corrono sulle rotaie, e quando sorridi a lei, vestita di amaranto, che scende in fretta i due scalini, fai con la mano un gesto che sembrava un saluto, ma è un addio.